competitività, innovazione e internazionalizzazione. Sono questi gli obiettivi di Coldiretti per il settore agricolo abruzzese. Pensare che l'agricoltura possa da sola a livello regionale svilupparsi senza tenere presente un quadro europeo, la cosa è veramente difficile. Considerate che quello che è l'etichettatura dei prodotti, che siamo riusciti come Coldiretti quasi a estenderla a tutto, è chiaro che è l'elemento fondamentale. Noi dobbiamo rendere il consumatore consapevole di ciò che sta comprando, di ciò che sta mangiando. Il settore agricolo abruzzese ha bisogno di innovarsi, così da abbattere i costi senza farsi annientare dalla concorrenza estera, ma non a discapito ovviamente della qualità. Oggi il tema è competitività, innovazione e internazionalizzazione, sono tre cose fortemente legate. Le aziende possono essere competitive se iniziano a lavorare pensando a progetti di innovazione. Innovazione significa quindi aumento della redditività in campo, diminuzione dei costi. Innovazione significa andare in un mercato, far conoscere il proprio prodotto, far conoscere il valore del Made in Italy e soprattutto far sì che persone che comunque non verrebbero mai nel nostro territorio conoscano la propria azienda e il territorio dove viene prodotto. Il Made in Abruzzo è sempre meno valorizzato, ma sono tante le eccellenze della nostra regione. Le imprese agricole però, un po' a causa dell'andamento del mercato e di politiche sbagliate, e un po' per i danni provocati dai numerosi eventi di maltempo degli ultimi anni, fanno fatica a rimanere a galla. Dentro questo ragionamento il Made in Abruzzo rientra in una logica del Made in Italy e qui c'è un problema di fondo dove tutto il sistema comunitario non vede il Made in Italy e quindi il Made in Abruzzo come un elemento importante, anzi c'è una guerra spietata. Noi come regione crediamo invece che il Made in Abruzzo sia un punto di forza non solo per le nostre aziende ma per tutta la nostra comunità, perché il Made in Abruzzo, che vuol dire prodotti che sono frutto della terra dei parchi, della terra quindi che ha un elemento di assoluto valore ambientale, è un'opportunità che noi dobbiamo in tutti i modi promuovere perché fa crescere le nostre aziende, ma fa crescere anche il turismo e tutto ciò che può essere collegato.